Buongiorno a tutti. Dovreste sentirmi, dovreste vedermi. Se qualcuno intanto mi dà un ok sulla chat, in testo, almeno vedo se mi state sentendo oppure no. Con feedback di qualche tipo. Ok, inizio. Allora, beh, il tema di cui avevo pensato di parlarvi è un po' il percorso di ricerca, uno dei percorsi di ricerca che sto facendo in questi anni. Allora, l'elemento di partenza è sostanzialmente un po' la biografia, che forse vale la pena raccontare, in modo molto, molto, molto veloce, quello che ho fatto in questi anni. Quindi vengo da un percorso ibrido che da un lato è quello della sociologia della cultura e sociologia della comunicazione, e dall'altro invece ha a che fare con le forme di autoproduzione e di auto-organizzazione della creatività individuale e dell'innovazione diffusa tramite reti peer-to-peer e reti nuove tecnologie. Il ragionamento che volevo proporvi era sostanzialmente questo. Noi siamo abituati a pensare alle forme di produzione, almeno nel senso tradizionale, di produzione simbolica, di produzione materiale, di produzione di conoscenza, di produzione non solo di produzione in realtà, ma di produzione di distribuzione e di consumo come estremamente standardizzate ed estremamente centralizzate. Questo perché? Perché in qualche modo il mondo dal quale viene la cultura nella quale siamo cresciuti è sostanzialmente un mondo basato sulla standardizzazione. Cioè, tutta la modernità, lo stesso progetto moderno, in qualche modo, è fondato su cosa? Sulla concentrazione, sull'idea che processi produttivi, che l'educazione, la sanità, il consumo siano tutti aggregati e standardizzati il più possibile. Cosa vuol dire? Perché la modernità si potesse affermare, si potesse riprodurre, c'è stato bisogno di cosa sostanzialmente? Di processi di produzione materiale sempre più concentrati, sempre più concentrati in spazi fisici che sono le fabbriche, di processi di consumo sempre più concentrati, concentrati come? Nei grandi centri commerciali, nelle grandi reti di nelle grandi reti di consumo, che anche la formazione si concentrasse dove? Nelle scuole e più in generale nell'educazione pubblica. Lo stesso vale per la pubblica amministrazione, lo stesso vale se ci pensate, anche per i media, no? Quindi per la comunicazione, perché di fatto il progetto moderno legato all'idea dei mass media come luogo di confronto pubblico di opinione da un lato e come luoghi dove si esercita la pressione di determinati gruppi di interesse dall'altro, in realtà sono l'espressione di una tendenza all'aggregazione, quindi redazioni di giornali, quindi gruppi editoriali, quindi redazioni, eccetera. Questo è di fatto il modo in cui tutto il mondo si è organizzato, tutto il mondo, in cui il mondo occidentale, però diciamo il nostro mondo in qualche modo, si è organizzato per tutto il corso del Novecento. Tutto quello che noi abbiamo intorno o quello che abbiamo avuto intorno per buona parte della nostra vita, in realtà, è l'espressione di questo percorso di accentramento, e di organizzazione. Le sedie, i tavoli, mi sto guardando intorno, le librerie, gli impianti di riscaldamento, la rete elettrica, tutto il discorso di energia. Perché questo tipo di organizzazione si potesse
affermare diventasse cioè razionale, efficace ed efficiente, c'era bisogno sostanzialmente di molte cose in realtà, ma di una cosa in particolare, la standardizzazione. C'era bisogno cioè che grandi numeri di produttori di vario tipo, no? Produttori di oggetti materiali, di oggetti immateriali, fossero sostanzialmente d'accordo su come questi oggetti andavano fatti, di modo che nei vari punti di interconnessione del sistema ci fosse la possibilità di scambiarli, per cui c'era bisogno chiaramente di una standardizzazione, pensate alla telecomunicazione, ci fossero degli standard, prima di ordine sostanzialmente esclusivamente ingegneristico e poi dopo di ordine informatico, perché le informazioni potessero essere codificate, trasmesse e decodificate. In generale tutto il mondo, appunto, come dicevo prima, nel Novecento è basato anche sull'idea dello standard, perché questo processo di aggregazione era funzionale ai rapporti di potere stessi che c'erano all'interno della società. Pensate alla Ford T, la macchina prodotta da Henry Ford nella prima vera grandissima scala industriale, alla fine degli anni 20. L'idea di Ford era produrre la Ford T, classica macchina nera dei film statunitensi muti, in 1 milione di esemplari. No? Per riuscire a produrre 1 milione di esemplari di un'automobile c'era bisogno sostanzialmente di un'organizzazione iperstandardizzata e centralizzata, dove centinaia di migliaia di operai si trovavano nello stesso posto, erano in grado di scambiare informazioni relative ai processi tra di loro, e poi anche, in realtà, questo era il grande obiettivo, intuizione geniale e terrificante di Ford, anche poi di andare a comprare quelle stesse macchine che venivano prodotte all'interno della fabbrica. Per cui, in realtà, fino agli anni 60-70, tutto il mondo occidentale era sostanzialmente organizzato per grandi aggregazioni, per grandi centralizzazioni standardizzate, anche dal punto di vista culturale, questa è una cosa fondamentale, dove quali erano le principali linee di frattura? Le linee di frattura erano le linee di frattura politica che venivano di solito identificate come determinati tipi di rapporti con i mezzi di produzione, si direbbe in termini marxisti. Cosa vuol dire questa cosa? Determinati tipi di rapporti con le macchine, con le infrastrutture, con il valore che viene estratto dal processo di produzione. Per cui in soldoni sostanzialmente i punti centrali erano, da un lato, il fatto di appartenere o meno alla classe operaia, quindi chi lavorava sulle macchine ma ne estraeva, termini sempre marxisti, un valore minimo, dall'altro invece di far parte della borghesia o dell'alta borghesia, e quindi chi in qualche modo, nella versione marxista classica, sto usando questo frame semplicemente perché è comodo, frame marxista semplicemente perché è comodo per raccontare un po' la situazione, quindi la borghesia che estraeva il valore prodotto attraverso questa organizzazione, questa standardizzazione. E questo è molto chiaro se andiamo a guardare lo sviluppo della cultura materiale e anche in generale dei simboli del dopoguerra. Pensate ai nostri nonni, per i nostri nonni, spesso, per chi veniva dalla classe operaia, il grande sogno qual era? Era quello di avere un'automobile, di avere un frigorifero, di avere una lavatrice. E come hanno fatto questa automobile, questo frigorifero e questa lavatrice? Erano tendenzialmente uguali per tutti. Non c'era l'idea della personalizzazione, semplicemente il punto era avere accesso a queste risorse, a questi beni materiali. Però la lavatrice era la lavatrice. Le Fiat bianchine venivano prodotte in un colore originariamente, poi due, poi tre. Il fenomeno di come si è passati da questo, dal punto di vista industriale, al mondo che conosciamo oggi è piuttosto complesso. Si può raccontare in tanti modi, ma sostanzialmente ha a che fare con l'arrivo di nuovi modi di intendere e di praticare la produzione. Perché da un lato
certo punto le tecnologie di comunicazione digitale che stavano iniziando a svilupparsi, stiamo parlando degli anni 70 qui, hanno reso possibile processi di produzione industriale che andavano in una direzione diversa rispetto a quello della mega fabbrica pensata da Ford. Quindi non più o non solo almeno una fabbrica gigantesca dove tutto il processo di produzione era compreso all'interno dello stesso luogo, ma invece uno spazio che aggregava altri materiali prodotti da altre parti. Cos'è questa cosa? Questa sostanzialmente è quella che di solito pensiamo come la fine del Fordismo. Cosa intendiamo con questa cosa? La fine, da un lato, dei processi produttivi legati alla fabbrica fordista, quindi immaginata da Ford, ma dall'altra parte anche l'inizio di qualcos'altro, l'inizio di un nuovo modo di intendere la produzione. Di solito si intende questa forma, nuova forma di produzione viene chiamata toyotismo, perché le prime fabbriche dove è stata implementata erano le fabbriche della Toyota, in Estremo Oriente, ma anche quindi necessariamente un tipo di produzione diversa. Di cosa stiamo parlando esattamente? Sostanzialmente, nell'idea del toyotismo, non tutto deve essere prodotto all'interno della stessa fabbrica, e soprattutto non tutto, questa è nella conseguenza immediata, deve essere prodotto in una sola versione. Al contrario, le cose vengono, diciamo, le componenti, la componentistica che serve per la produzione di beni viene richiesta a parti terze che stanno fuori dalla fabbrica. Quindi non c'è più solo la fabbrica in quanto tale, ma c'è una miriade di piccole fabbrichette che gli stanno intorno in prossimità spaziale, e che cosa producono? Nel caso delle auto producono le viti, i bulloni, le scocche, le gomme, cioè tutto quello che serve per fare una macchina. La differenza principale qual è? È che appunto non c'è più una sola catena di montaggio dove viene fatto tutto, c'è questo cadavere di macchina che progressivamente si costruisce e diventa poi alla fine un'automobile pronta per essere guidata, ma c'è invece una struttura pulviscolare di diverse tipologie produttive che forniscono gli elementi materiali. Quindi forniscono i bulloni, forniscono le viti, forniscono tutto. Il punto qual è? È che in una fabbrica come quella di Ford degli anni 20, che doveva produrre 1 milione di automobili in un anno, c'era bisogno di una programmazione pluriennale che ci dicesse quante viti, quanti bolloni, quanti copertoni dovevano essere prodotti da qui a N anni, perché bisognava sapere esattamente quante macchine erano prodotte, ma soprattutto si faceva tutto in un modo solo. Ad esempio, la vernice, questa è una cosa molto importante, le forti erano nere, perché c'era un pezzo di questo gigantesco stabilimento produttivo che faceva vernice a migliaia di litri, e questa vernice era indiscutibilmente nera. Con il toyotismo la cosa inizia a cambiare, in realtà cambia un po' prima in altri processi, ma adesso questo non ci interessa. Inizia a cambiare perché? Perché dici, la Toyota si diceva, ok, mi è arrivato un ordine tramite i nuovi canali di comunicazione digitale, che è un ordine per 10 macchine, no, 10 no, facciamo 10.000 macchine giallo fosforescente. Intorno c'è qualcuno che fa la vernice giallo fosforescente? Sì, bene, vado da loro a prenderla. E questo riflesso in vari modi, per cui la macchina con lo spoiler, senza spoiler, con gli interni in radica, con gli interni in gomma, eccetera, eccetera. Questo con conseguenze facilmente immaginabili, devastanti dal punto di vista della sindacalizzazione, quindi la qualità del lavoro degli operai, perché chiaramente se il costo del lavoro in un contesto del genere è troppo alto, cosa si fa? Non si fa altro che cambiare fabbrica e si va da un'altra fabbrica a creare le stesse viti, ma a un costo minore, ma con delle conseguenze piuttosto interessanti dal punto di vista del mercato. Cosa vuol dire? Perché è stato negli anni 70, alla fine degli anni 70, che a un certo punto i nostri genitori, diciamo, hanno iniziato ad avere questa opportunità, o almeno più che come opportunità, questa percezione. La percezione che fosse possibile avere merci customizzate. Per cui non più la stessa macchina che hanno tutti i tuoi vicini di casa, dello stesso colore, con gli stessi interni, ma assolutamente una macchina diversa per tutti,
anche perché poi il mercato si è allargato, per cui c'è una competizione di un sacco di altri operatori, ma la stessa macchina comunque in colori diversi, con interni diversi, tutto diverso. Diverso perché? Perché improvvisamente in quest'ottica la standardizzazione non è più un valore. Avere la stessa cosa che hanno i tuoi vicini di casa, avere tutto uguale, improvvisamente non è più un valore. Non lo è più dal punto di vista del consumo. Poi uno dice improvvisamente, è un processo così improvviso? Forse fino a un certo punto. Perché c'è un altro pezzo del discorso che ci fa rifare un salto indietro di qualche anno. Quindi ritorniamo agli anni 60. Negli anni 60 cosa succede? Stavo parlando prima della società organizzata in fondamentalmente grandi classi. Ognuna di queste grandi classi ha una cultura specifica, per cui se ripensiamo all'Italia, o all'Inghilterra, o agli Stati Uniti, o alla Germania, quindi a uno dei grandi paesi occidentali, se ripensiamo alla cultura della classe operaia negli anni 60, è abbastanza facile immaginare il tipo di cultura materiale, il tipo di valori, poi chiaramente opinioni politiche magari diverse, però tutto molto standardizzato. Lo stesso vale per la borghesia, eccetera. Chi è che faceva la differenza in quegli anni? La differenza veniva fatta dalle subculture, quindi dalle sottoculture, termine che non necessariamente immagino chi fa questo master a presenza della sua dimensione analitica, perché è un termine molto da sociologo, ma che sostanzialmente ci rimanda a cosa? Ci rimanda a gruppi, di solito vengono intesi come gruppi giovanili, anche se non è necessario, che in qualche modo rifiutano la cultura dominante e agiscono, ma soprattutto si esprimono di conseguenza. Di chi stiamo parlando? Quindi, le subculture degli anni 60, le prime subculture degli anni 60 interessanti sono, da questo punto di vista, i mod. Vi faccio vedere un po' di immagini giusto per le post nella chat, voi dovreste vedere. Se qualcuno mi dà un feedback, sono più felice, perché così almeno capisco se siete vivi oppure no. Ad esempio, stiamo parlando di questo. Allora, ci metterò un po'. I mod per cosa si caratterizzavano? Erano una subcultura di origine, no, non carica, fantasticamente. Era una subcultura di origine operaia, ma che, eccovi, ma che cosa faceva? I mod lavoravano soprattutto sulla personalizzazione, su una serie di codici dei vestiti, ma anche e soprattutto su una personalizzazione delle lambrette, o in generale dei motocicli, come si vede dall'immagine che vi ho postato. Qualcuno mi scrive per favore nella chat accanto se riesce a vedere? Sì? No? Vabbè, mi fido e vado avanti. Qual è il punto centrale del discorso dei mod? I mod rifiutano in qualche modo i prodotti precostituiti, mentre negli anni 60, appunto, la cultura materiale e immateriale delle classi è soprattutto una cultura standardizzata. I mod dicono no. Quello che ci viene dato, così come ci viene dato, non ci interessa, vogliamo qualcosa di più, vogliamo qualcosa di più personalizzato. Perché il nostro mezzo, in questo caso la lambretta, deve rendere l'immagine della nostra unicità, del nostro essere speciale. E quindi, a quel punto, la gara a chi ha le lambrette più personalizzate, la gara a chi ha le lambrette più belle, la gara a chi riesce a mettere più fanali nella lambretta. Ok. Un altro stile di quegli anni piuttosto importante, anzi di qualche anno dopo, è chiaramente quello hippie. Nel movimento hippie, quindi si parla della metà degli anni 60, soprattutto
soprattutto negli Stati Uniti all'inizio e poi dopo anche da altre parti, sostanzialmente cosa succede? Gli IP dicono: noi rifiutiamo la cultura materiale delle classi dominanti, il materialismo sostanzialmente della classe dominante, a noi interessano altre cose, ci interessa l'amore, ci interessa l'amore cosmico, ci interessa il rapporto con la natura, per cui cosa facciamo? Autoproduciamo gli oggetti che fanno parte della nostra cultura materiale, perché non ci dobbiamo dimenticarci che a parte la musica, a parte le droghe, o insieme alla musica e alle droghe, un elemento fondamentale della cultura, della controcultura, sottocultura hippie, era sostanzialmente quello dell'autoproduzione. Quindi me faccio tutto da me, sostanzialmente. Un altro pezzo del discorso molto interessante arriva, e qui siamo già negli anni 70, quando la società dei consumi in qualche modo inizia a esplodere, a irraggiare di merci già personalizzate, tutto quello che sta intorno. È sostanzialmente quello, questo elemento proprio della società dei consumi e della personalizzazione della società dei consumi è in qualche modo il motore e quindi la causa, ma anche la nemesi del movimento punk. Cosa vuol dire? Il punk nasce, come probabilmente sapete, in simultanea sia in Inghilterra sia che negli Stati Uniti. Nasce nei due posti per motivi anche molto diversi tra loro, ma ha sostanzialmente una serie di caratteristiche in comune, che sono: uno, l'idea che puoi fare tutto da solo, quindi l'idea dell'autoproduzione, l'idea del do it yourself, l'idea del fai da te, DIY, do it yourself, il termine inglese per fai da te. E questo cosa vuol dire? Vuol dire che, come si... c'è la famosa copertina di una delle primissime fanzine punk, si chiama Sniffing Glue, sniffando colla, che ti dice, sono le illustrazioni classiche degli accordi per chitarra, ti dice: questo è un accordo, questo è un altro, adesso puoi formare una band. Quindi il punk cosa si sta dicendo in quel momento? Si sta dicendo no all'estrema sofisticazione dei gruppi conosciuti all'epoca, cioè molto popolare all'epoca, come i Pink Floyd, come gli Yes, come Genesis. Erano gruppi che portavano in tour degli spettacoli lunghissimi, cioè quindi tour che stavano in giro per molto tempo, ma che erano sostanzialmente dei giganteschi set cinematografici molto... molto, molto pirotecnici, molto costosi e molto organizzati. Il punk dice: no, chi se ne frega, se non c'è il palco non sono nemmeno sul palco, gli strumenti li rubo, faccio tutto da solo sostanzialmente. Ma dice anche un'altra cosa più sottile, più meno immediata. Dice: di tutta questa società delle merci io me ne frego e voglio e la rifiuto in qualche modo. E sapete che gli elementi cardine della cultura visiva, soprattutto punk, sono ad esempio le spille da balia, le zip, sto parlando del primissimo punk, quindi parliamo del 76-77, le spille da balia, le zip, le pins, quindi le spilline, il bricolage, ad esempio famosissima la grafica del primo disco dei Sex Pistols, con le lettere ritagliate come se fossero lettere di una lettera per argomenti. Questa cosa vuol dire poi esattamente dal punto di vista estetico? In realtà è una forma di rifiuto della preconfezione, in qualche modo, delle merci così come ci vengono date, quindi i vestiti, gli elementi stessi dell'abbigliamento, e una sua ricombinazione in forme autodeterminate, per cui non prendo la maglietta così com'è, trovo una maglietta da qualche parte, la taglio e la cucio insieme a un'altra, o nemmeno la cucio, ci metto le spille da balia, prendo le zip e mi metto insieme due pezzi di pantalone di zip, prendo addirittura le sacche da spazzatura e li monto tra loro utilizzando le spille da balia. Questo elemento del do it yourself, quindi ancora una volta
da un lato del do it yourself, quindi del fai da te, e dall'altra parte del bricolage, perché di fatto del remix in qualche modo, sono alla base di tutta quell'ondata legata specificatamente al punk e quindi al rock bianco in qualche modo. Cosa molto importante, pensiamo, no? Nel percorso che ho scritto finora, tutto il Novecento abbiamo grandi centri istituzionalizzati, scuola unica, sanità unica, un sistema di consumi di massa anche unico, società organizzata per classi uniche, con delle culture materiali e immateriali molto specifiche, e in quella fase esistevano solo subculture che riuscivano in qualche modo, si ponevano in antitesi rispetto alle culture mainstream, ma di fatto vivevano negli interstizi, vivevano negli pochi spazi lasciati liberi dalle culture mainstream. Quando i sistemi di produzione materiale iniziano a cambiare, quindi quando inizia a esserci la personalizzazione, la possibilità di una customizzazione crescente, quindi in qualche modo, anche a seguito di tutto il movimento del 68 e quindi del rifiuto in qualche modo programmatico della cultura dominante intesa come cultura omologata e omologante, allora a quel punto inizia un percorso più articolato. Per cui da una parte c'è tutto il discorso del punk, dall'altra invece iniziano cose ancora un po' più strane. Cosa succede? Un altro elemento che succede più o meno negli stessi anni, in realtà stiamo parlando quindi della seconda metà degli anni 70, è la nascita delle prime subculture che si basano programmaticamente, in modo più o meno consapevole, sul remix del mondo circostante, quindi ancora una volta bricolage, sul do it yourself, quindi sul fai da te, ma soprattutto si basano sulla tecnologia. Perché di fatto, questa è una cosa molto interessante, la nascita dell'hip hop è sostanzialmente questa cosa. Come nasce l'hip hop? L'hip hop nasce prevalentemente a New York, stiamo parlando appunto della seconda metà degli anni 70, quando gli immigrati di prima e seconda generazione, soprattutto portoricani e giamaicani, anche se poi chiaramente l'espressione era etnicamente molto 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 ibrida, però sono questi due grandi filoni che danno la spinta, iniziano a costruire una subcultura di strada che si basa su una serie di pratiche molto fisiche, quindi la breakdance, quindi l'emceeing, no? Quindi il fatto di presentare, di introdurre i pezzi suonati dal DJ e arringare la folla, questa cosa è poi mescolata con altre cose, con tradizioni di più lunga durata del mondo nero americano, diventa poi sostanzialmente il rap. E chiaramente il writing, quindi i graffiti, ma soprattutto la cosa che ci interessa a noi, il DJing. Cosa vuol dire? Vuol dire che è lì che nasce in modo diffuso, articolato, organizzato, codificato la pratica di prendere vinili diversi, con musiche diverse e mescolarli tra loro. Mescolarli tra loro perché chiaramente, se voi ascoltate tutta la prima ondata della musica hip hop di quegli anni, come era fatta? Era fatta con tipicamente, cioè esempi che servono. Da un lato, magari dell'elettropop tedesco, quindi sostanzialmente Kraftwerk, quindi diciamo musica assolutamente bianca, musica che viene dalla Germania, che all'epoca era chiaramente ritenuta un ibrido strano, molto sperimentale, ma anche molto pop, e nessuno sapeva mai bene come gestirla. Quindi, elettro e synth pop come Kraftwerk. Dall'altra parte, invece, dei riff di chitarra, come ad esempio quelli degli AC/DC, quindi una band di hard rock, anche questo tipicamente bianco, australiano. Questi due elementi messi insieme tra di loro, con sopra una voce invece estremamente nera che recita delle rime. In questo caso, allora, a cosa ci troviamo di fronte? Ci troviamo di fronte a una pratica di, c'è chi direbbe riappropriazione, ma comunque di bricolage, di mixaggio di elementi simbolici che stanno nel mondo circostante, nel
molto 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 diverse tra loro, perché se andate a vedere un video di Africa Bambaataa, che è stato uno dei grandissimi dell'hip hop degli esordi, e dite, ok, siamo negli anni 70, a New York, c'è questo tipo nero altissimo vestito di neon, lustrini, stoffe psichedeliche, come un antico faraone, però in versione futurista, che sta cantando, sta rappando, all'epoca non era neanche molto chiaro fuori cosa fosse il rap, su una base che è composta da i Kraftwerk, che sono tedeschi, e gli SDC. Questa è una cosa molto strana, era soprattutto percepita come una cosa molto strana, però una cosa interessante, perché appunto c'è proprio l'elemento, come dicevo, della riappropriazione tecnologica, attraverso tecnologia che all'epoca era molto 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 semplice, perché dovete pensare fondamentalmente che i DJ non stavano mixando come lo intendiamo noi molto spesso, cioè il mixer con i due vinili, con il quale si può fare fade da un canale all'altro, la tecnologia è già troppo costosa, troppo sofisticata. Nei primissimi, nei primissimi consessi hip hop, i DJ mixavano levando il vinile e mettendone un altro, anche su questo sarà sviluppato tutta una serie di tecniche. Pensate anche allo scratch da questo punto di vista, cioè il fatto di ottenere musica ricampionando in tempo reale, in modo dinamico e fluido, mettendoci anche un discorso di abilità manuale, ricampionando il suono che invece sui vinili era stato chiuso e bloccato. Questo per quello che riguarda l'hip hop. Pochi anni dopo, subito dopo, in realtà, all'inizio degli anni 80, inizia a succedere una cosa ancora diversa, altrettanto interessante, sempre prevalentemente, anche se non solo in ambito americano. Cosa succede? Succede che alcune tecnologie di base, che erano state costruite per scopi molto precisi, vengono prese da gruppi di giovani e vengono, più o meno giovani, e vengono utilizzate in modo completamente diverso. Di cosa stiamo parlando? 1983-1984, Detroit, la città nera per eccellenza americana, la città dell'automobile, quindi la città anche della tecnologia, un gruppo di tre e qualcosa in più ragazzi appassionati di cultura e musica, inizia a dire, ok, noi siamo la città dell'automobile, siamo una città nera, siamo negli anni 80, c'è bisogno di un nuovo tipo di musica, c'è bisogno di un nuovo tipo di approccio alla musica basato sulla tecnologia. A noi interessa la tecnologia, interessa il futuro, c'è bisogno di un nuovo futurismo sostanzialmente. Perché è da lì che nasce la techno, perché la techno nasce, la techno di Detroit, quindi diciamo quella molto codificata in senso industriale come suoni, però anche allo stesso tempo molto, molto, molto punk, nasce proprio come progetto quasi a tavolino di una nuova forma di futurismo. E come nasce? Nasce con l'utilizzo di una serie di strumenti, quindi sostanzialmente dei sintetizzatori e sequencer, che erano stati pensati come basso artificiale, come batteria artificiale, e che erano stati messi sul mercato per accompagnare i musicisti che erano senza bassista o senza batterista. Quindi gli strumenti base, questa è una cosa molto divertente, che sono stati utilizzati nella prima techno, erano stati pensati per il chitarrista a cui manca il batterista. E allora cosa fa? Non hai il batterista, ti compri lo strumentino, che c'è una serie di peculiarità, uno strumento MIDI che quindi è controllabile anche a device esterni, eccetera, eccetera, e lo metti a un determinato BPM, costruisci il ritmo e te puoi suonare la chitarra insieme a un batterista virtuale. In realtà, chiaramente, la prima techno, questa cosa viene presa, viene estremizzata, viene brutalizzata, viene accelerata, viene distorta anche tramite l'uso di altri tipi di macchine, però anche in questo caso c'è un elemento fondamentale. Qual è? È quello della tecnologia che viene riappropriata da parte di persone che sono interessate a percorsi culturali e che vogliono farci qualcos'altro. Potremmo dilungarci, ma non c'è tantissimo tempo, anche su quello che succede nell'ambito dell'house, quindi l'house si sviluppa invece a Chicago, più o meno negli stessi anni,
è una specie di estremizzazione del percorso della disco music. Disco music degli anni 70, a un certo punto, in questo al warehouse, che era un locale gay per soprattutto neri, ispanici ed africani nella periferia di Chicago, al warehouse i grandi classici dell'italo disco, della disco music americana, eccetera, vengono presi, vengono stravolti, remixati, allungati con tutta una serie di tecnologie, anche in questo caso molto fai da te, quindi taglia e incolla, nel senso che i nastri, i pezzi, che ne so, di Moroder con Donna Summer vengono presi, tagliati, ricopiati, quel singolo pezzo viene preso, allungato, e quindi il singolo pezzo che durava inizialmente 3 minuti diventa un pezzo di 20 minuti, vengono pompati i bassi, eccetera. Ok, questo per quello che riguarda i generi da ballo. Quindi cosa succede? Gli anni 80 in qualche modo sono il momento dove questa tipologia di pratiche, soprattutto in ambito statunitense, ma non solo, iniziano a diventare più diffuse. Iniziano a diventare più diffuse perché? Perché la società è cambiata e sta cambiando molto velocemente, sta cambiando in alcune direzioni. Cioè, da un lato, la connotazione della società per grandi classi, quindi per classe operaia, per borghesia, eccetera, inizia ad entrare in crisi. Inizia a entrare in crisi perché cambia il rapporto con i mezzi di produzione, nel senso che gli anni 80 sono gli anni della progressiva deindustrializzazione. Cosa vuol dire? Le fabbriche spariscono o lentamente iniziano a chiudere le grandi fabbriche o comunque diminuiscono la propria dimensione nei grandi paesi occidentali, e lo vediamo anche sulle città italiane, da Milano a Torino, per fare due esempi molto chiari, le fabbriche iniziano a chiudere, vengono portate fuori, vengono portate in altri paesi, vengono portate in Asia, tanto per fare un esempio, e quindi inizia a costruirsi una società molto più basata sui servizi, quindi sul terziario, e quindi in qualche modo l'identità basata sulla appartenenza di classe inizia un po' a venire meno. Non è il caso che gli anni 80 sono gli anni del yuppismo, ma sono anche gli anni di Jerry Calà con il ragazzo del Pony Express, che probabilmente conoscete, quindi è comunque sempre l'idea di una società basata sui servizi e non sulla linea di produzione in fabbrica. A fianco di questa cosa si inizia a sviluppare tutto un mondo di consumi, cioè anzi si consolida in qualche modo, un mondo di consumi basato sulla personalizzazione. Un po' il simbolo da questo punto di vista, se si pensa al design italiano degli anni 80, probabilmente Fiorucci, i negozi Fiorucci, dove tutto si basa su produzioni di serie più limitata, molto giocose, dove vengono contrapposti elementi colorati, dove c'è una ricchezza di stimoli, una ricchezza di influenze, sostanzialmente un bricolage di elementi simbolici molto diversi tra di loro, che era semplicemente impensabile negli anni 70. Questo per quello che riguarda, da un lato la produzione e l'identità di classe, dall'altra invece lo sviluppo della società dei consumi. Come abbiamo visto, tutta una serie di subculture si sviluppano, si innestano, si ibridano. Questo, facendo un volo molto 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 veloce, negli anni 90 si accelera ancora di più, perché negli anni 90 cosa succede? Negli anni 90 iniziano a svilupparsi, da un lato la rete, internet, per cui è possibile per chi vive in luoghi dove queste cose non succedono sapere che stanno succedendo. L'internet da questo punto di vista cosa fa? Accelera i processi di diffusione subculturale. Dall'altra iniziano a diffondersi i personal computer, a metà degli anni 90 sono ancora molto costosi, ma questo prezzo inizia sempre più, e poi comunque i personal computer iniziano a trovarsi magari in università, magari in alcune scuole. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che alcune tecnologie per la produzione, soprattutto musicale all'inizio e poi dopo progressivamente anche video e fotografica, iniziano a diventare accessibili per persone che normalmente non avrebbero avuto accesso a questo tipo di cose. Questo inizia a costruire progressivamente una massa critica, fino a che, a un certo punto, quando arriviamo, e qui sto probabilmente tagliando con l'accetta, ma non importa, perché è giusto per capire il senso del discorso, quando arriviamo agli anni 2000, intorno a metà degli anni 2000, succede una cosa particolarmente importante, cioè
Il web, come era stato concepito originariamente, cos'era? Era ipertestuale, però era sostanzialmente una riproduzione digitale di spazi mentali che erano pensati come spazi equivalenti a quelli fisici. Se voi pensate, l'enciclopedia negli anni 90, Wikipedia non esisteva. Su internet cosa c'era? C'era l'Enciclopedia Britannica Online, che era digitale, era ipertestuale, che all'epoca era già una svolta pazzesca, però allo stesso tempo era qualcosa di molto diverso. Negli anni 2000 cosa succede? Iniziano a svilupparsi le piattaforme collaborative, per cui iniziano a svilupparsi da un lato i wiki, quindi la possibilità di coprodurre in simultanea per numeri anche molto grandi di utenti, coprodurre inizialmente testi e poi sempre più spesso anche altre cose. Questo è uno. Due, iniziano a nascere le piattaforme di distribuzione di fotografia, di video come Flickr e YouTube. Questo cosa vuol dire? Piattaforme che si basano sugli user-generated content, quindi i contenuti generati dagli utenti. Perché se ci pensate, in YouTube niente viene prodotto da YouTube, cioè Tube chiaramente è la televisione, non è la Rai. La Rai produce tutto in casa, produceva adesso sempre meno, ma produceva tutto in casa, mentre YouTube sei te che fai la televisione e quindi sei te che carichi il palinsesto e appunto il valore della piattaforma è generato dagli utenti, è generato dai contenuti caricati dagli utenti, lo stesso per Flickr, eccetera. E poi progressivamente nascono anche, altra cosa fondamentale, nascono anche i social network. Social network, il primo dei probabilmente veramente efficace, è MySpace, oggi morto e sepolto, e poi progressivamente Facebook, Twitter, eccetera, Twitter, Facebook, eccetera, eccetera, che hanno un elemento fondamentale, hanno un elemento che permettono anche a persone che non sono particolarmente alfabetizzate dal punto di vista tecnologico di aggregare grandi masse di informazioni in poco tempo, perché Facebook cos'è, se ci pensate da questo punto di vista? È l'equivalente diffuso e distribuito di un quotidiano. Molti di voi sono convinto, almeno io faccio così, fanno così la maggior parte delle persone che conosco, guardano sempre di meno i quotidiani di carta, non li guardano più per niente, ma invece guardano la propria timeline di Facebook perché lì ci sono notizie che sono interessanti, alte, basse, i gattini, la pornografia, le notizie musicali o i saggi super complessi, questo non è importante, la cosa che è importante è che su Facebook trovi quello che vuoi perché ti viene proposto dalle persone che stanno intorno. E questo è in qualche modo, anzi in molti modi, è concepibile come la fine definitiva della società di massa. Cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che con lo sviluppo dei social network, ma più in generale con lo sviluppo del web 2.0, va in crisi praticamente definitiva il modello per cui c'è un'istituzione unica che ti dice come è fatta la realtà, o c'è un set di istituzioni uniche, quindi i media, sostanzialmente il sistema dei media come era inteso in senso tradizionale, che ti dice come è fatta la realtà. La realtà, le tue informazioni sulla realtà vengono assemblate da te in DIY, in do it yourself, assieme alle comunità che ti stanno intorno. Ma questo ha tantissimi problemi, che adesso non c'è il tempo di indagare. Io lo sto raccontando come un passaggio, c'ha sicuramente molti aspetti positivi, ma c'ha anche parecchi aspetti assolutamente deleteri. Ma di questo poi eventualmente vi posso segnare un po' di articoli che indagano un po' questa cosa qua. L'elemento che è veramente interessante qual è? È che una volta che inizia a svilupparsi questo mondo di sistemi simbolici, coprodotti e co-distribuiti attraverso le piattaforme 2.0, attraverso gli user-generated contents, attraverso i wiki, attraverso i valori relazionali peer-to-peer, che dovrebbe essere un concetto che conoscete molto bene, perché anche il relational design si basa su diverse idee collegate a peer-to-peer, quindi agli interscambi tra pari, tendenzialmente orizzontali e non verticali e non verticistici, a un certo punto iniziano ad affiancarsi a queste cose anche delle pratiche di produzione materiale che vanno esattamente nella stessa direzione. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di sostanzialmente dei mondo dei makers.
O, se vogliamo dare definizione più articolata, è il mondo della manifattura, della progettazione della manifattura indipendente e distribuita. In realtà, tutto il mondo dei makers, quello che oggi viene chiamato mondo dei makers, esisteva da ben prima, ecco, si è parlato. Esisteva da ben prima e funzionava già molto bene. Gli hacklab, i laboratori degli hacker che fondamentalmente lavoravano anche comunque sull'hardware, anche comunque sulla produzione materiale, esistevano già negli anni, almeno negli anni 80, negli anni 90 erano molto 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 diffusi, alla fine anche negli anni 2000. Molte delle pratiche, ad esempio, si parla spesso con gli amici designer che, diciamo, di professione, che lo fanno da tanti anni, in una manifattura on demand, quindi la stampa 3D, ad esempio, non è per niente un fatto nuovo, nei distretti industriali italiani e non solo, le macchine per la stampa 3D o per la termopressatura o macchine di questo tipo esistevano già da 10, 15, 20 anni. Quello che cambia, quando parlo di queste macchine, di cosa parlo sostanzialmente? Parlo di macchine a controllo numerico, no? CNC, Computer Numerically Controlled, quindi controllate numericamente dai computer, che hanno una peculiarità. Qual è? Quella di poter prendere un set di informazioni digitali, quindi una serie di istruzioni, e trasformarle in un oggetto materiale. Quindi hanno la peculiarità di mettere in relazione un design digitale con una produzione materiale. Quindi te disegni una cosa sul tuo software e questa cosa viene prodotta a partire da informazioni digitali direttamente nel mondo materiale, come attraverso una serie di tecnologie. Appunto abbiamo detto, da una parte c'è il discorso della stampa tridimensionale, la stereolitografia. Il taglio laser, l'uso di frese controllate numericamente, non è tanto interessante questo, perché appunto queste sono tutte tecnologie che in realtà esistono da molto tempo. Quello che è interessante in realtà è il fatto che con il web 2.0 questo tipo di pratiche, che sono pratiche materiali, iniziano a diventare pratiche diffuse e quindi iniziano a organizzarsi delle comunità online che diffondono queste pratiche, che le comunicano, che le viralizzano. In effetti, probabilmente l'elemento centrale dello sviluppo del mondo dei maker in questi anni non è tanto, o non solo almeno, la manifattura digitale, e qui sto lasciando fuori volutamente tutta una serie di discorsi sul design e poi il rapporto tra design e maker, perché è un rapporto molto complesso, molto articolato, e questa è la sede per arrivarci sopra, e poi il rapporto anche tra design istituzionale e design ingenuo in qualche modo, quindi il design fatto da persone che non sono designer. Però l'elemento interessante qual è? Che a un certo punto una serie di pratiche prima erano confinate anche disciplinarmente, quindi non so, la robotica, quindi l'ingegneria, la meccatronica, quindi l'ingegneria mette insieme la meccanica e l'elettronica, quindi tutto il mondo dei sensori, perché Arduino la gioca da padrone veramente in questo sviluppo, improvvisamente sono cortocircuitabili tra loro. Per cui cosa succede? Da un lato, ingegneri, sviluppatori, designer, artisti, eccetera, 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 iniziano a parlare tra di loro, perché improvvisamente ci sono delle piattaforme che ti portano fuori dagli alvei istituzionali, ti portano fuori da quelli che sono i tuoi background, ti portano fuori da quello che hai studiato e dal fatto che conosci tendenzialmente solo le persone con cui hai studiato, e permettono alle persone di aggregarsi secondo i loro interessi. E questo è un cambiamento per qualche verso anche abbastanza rivoluzionario. Allo stesso tempo, esistono dei set di istruzioni, dei set di informazioni che possono essere scambiati. Instructables, che probabilmente tutti voi conoscete, che è questa grossa piattaforma americana che ti fornisce istruzioni per fare praticamente qualsiasi cosa. Instructables è uno dei grandi assi di questa trasformazione. Vuoi fare un fucile sparapatate? Fantastico, qua ci sono informazioni. Vuoi fare un drone, fantastico, qua ci sono informazioni, ma non c'è una roba super nerd, super tecnica, questa la trovai già sui forum prima, ci trovi una cosa diversa, ci trovi un manuale ben raccontato, graficamente gradevole,
che strizza anche un po' l'occhio e che è pensato per utenti non esperti. Questa cosa qua, se ci pensate, cos'è? È sostanzialmente il primo passo verso una customizzazione di massa, verso una personalizzazione di massa. Se lo guardiamo da questo punto di vista, cos'è? È, da un certo punto di vista, l'estremo opposto della modernità. Se la modernità si è sviluppata come centralizzazione, organizzazione, standardizzazione, tutto quello che dicevamo prima, questo tipo di pratiche, che io tendo a vedere soprattutto innanzitutto come pratiche culturali, e poi in secondo luogo culturali e comunicative, e in secondo luogo come pratiche invece produttive, questo tipo di pratiche invece vanno esattamente nella direzione opposta, perché sono basate sulla customizzazione, sulla personalizzazione e sul decentramento. Non in senso assoluto, chiaramente, perché poi c'hai bisogno di laboratori, e sì, ti puoi portare la tua stampante, ti puoi ordinare la stampante 3D e fartela fare a casa, però in qualche modo ci farai poco, hai bisogno di uno spazio, un fab lab, un makerspace, dove ti trovi con altre persone che fanno lo stesso tipo di cose, perché quindi fai circolare i saperi insieme agli altri. Non è che sparisce completamente quel tipo di dimensione, però questa tendenza, quindi l'esistenza di questo tipo di elementi, inizia a convivere al fianco al resto delle modalità di produzione. E ora, ieri ero a una conferenza dell'Associazione Italiana di Design, dove si era molto discusso molto questa cosa qua. Il punto non è tanto che questa modalità soppianterà per intero le altre cose. Ci saranno sempre dei negozi, almeno per un bel po' di tempo, dove uno potrà andare a comprarsi la sedia, dove uno potrà andare a comprarsi l'orologio, dove potrà andare a comprarsi gli occhiali già fatti, non personalizzati, non standardizzati. Però sempre di più gruppi sociali crescenti come numero e come popolosità, quindi sempre più grandi, andranno a lavorare sull'autoproduzione intesa in questo senso. E quindi, e questo è decisamente concepibile come un'uscita progressiva dalla modernità. E qual è l'elemento poi? Alla fine, se ci pensate, questo è molto chiaro, da alcuni dei giri subculturali legati alla stampa 3D, il mondo dei makers americano, ad esempio, questo non è altro che la proliferazione di elementi subculturali, che sono quegli stessi elementi che si potevano rintracciare in forma molto embrionale nei mod, con la loro personalizzazione ossessiva delle lambrette, con i fari, i clacson, eccetera, eccetera. Si poteva trovare nei punk con il loro bricolage di sistemi simbolici, quindi il fatto di ricucire le magliette, eccetera, eccetera. Si poteva ritrovare nell'hip hop con il loro bricolage invece di sistemi musicali, nella techno con il loro lavoro di detournement, quindi di sovvertimento dell'uso prestabilito della tecnologia, eccetera, eccetera, eccetera. In qualche modo, quello che si sta prefigurando è un mondo dove questo tipo di pratiche sono sempre state pratiche di nicchia, pratiche subculturali, pratiche anche antagoniste da un certo punto di vista, diventano sempre di più delle pratiche diffuse, comuni e articolate. Quindi in qualche modo una nuova forma di fai da te, una nuova forma di do it yourself, che probabilmente andrà a incidere in modo molto molto pesante su quello che è il mondo anche materiale che abbiamo intorno. E secondo me un elemento molto interessante per chi si occupa di design oggi come studente è quello di andare a vedere come si può intervenire, perché chiaramente c'è tutto l'intero se, come considerano sempre molti degli studenti nell'ambito del design, intendo come design di prodotto che incontro, dicono: ok, ma allora come, chi mi pagherà in futuro le royalties per questo orologio che vado a disegnare? La risposta è un numero sempre minore di persone, soprattutto per tutta un'altra serie di motivi che hanno a che fare con la proprietà intellettuale, i brevetti, eccetera. Quasi nessuno camperà più facendo orologi e
soprattutto con le royalties degli orologi. Un grande spazio invece di intervento per i designer è quello del design dei processi, design della comunicazione, che infrastrutturano completamente queste modalità di autoproduzione.